Sì, cos'è una settimana che ormai da 3 anni presentiamo alla città, vede tantissime associazioni coinvolte, associazioni culturali, associazioni sociali, anche di libere cittadine e liberi cittadini. E credo che sia importante, in questi anni questa esperienza ci ha permesso di far conoscere a tante donne la possibilità di andare ai centri antiviolenza, esistono sportelli, che ci sono servizi che sono a disposizione delle donne proprio perché possano far emergere la propria situazione, possono essere accompagnate in questo anche, come dire, percorso sicuramente difficile di autonomia. Ormai i nostri dati del centro antiviolenza ci dicono che sono aumentate le richieste di aiuto. Sono tantissime, per esempio, i primi appuntamenti che poi spesso magari a volte non segue invece un percorso dove emerge la violenza. Però abbiamo sicuramente dati che ci dicono che in questi anni molte sono di più le donne che si presentano ai nostri sportelli. E così come lo dico con una fierezza di poter dire che Savona è una città che ha due case rifugio, ma purtroppo devo sempre dire che le due case rifugio vedono sempre i posti pieni, quindi significa che da una parte le donne comunque hanno il coraggio di denunciare, ma voi sapete che a una denuncia spesso deve corrispondere l'allontanamento della donna e sia dei minori con lei, dei minori presso delle case protette. E in queste case poi c'è un percorso molto lungo che è quello di riabilitazione della donna, della sua identità, di tutela dei minori, perché io ci tengo sempre a dire che se una donna ha il coraggio di denunciare, non perde i figli, li salva. E noi siamo tra quelli che diciamo che la donna deve portare con sé i figli e proteggere i propri figli, e questo serve la casa rifugio. E qui anche quei dati ci dicono che ormai sono anni che le nostre case di primo e secondo livello sono sempre piene. È un'emersione della violenza, questo forse vuol dire, quindi non è che sono aumentate, sicuramente leggiamo un'emersione, che può essere dato dalla lettura e che probabilmente in questa città, in questa settimana, donne, uomini, associazioni sono vicine alla donna, e forse questo lo sente la donna. E quindi non solo gli siamo vicini culturalmente, ma offriamo anche i servizi perché possa uscirne vincitrice. Ci sarà anche un flash mob mercoledì. Sì, ci sarà un flash mob alle 18, invito tantissime, tutti. Io non invito solo le donne, mi farebbe piacere che al flash mob ci fossero anche tanti uomini, perché credo che molto dipenda anche da loro, come dipende sicuramente dall'educazione che diamo ai nostri figli, ma avere uomini accanto che insieme a noi lottano contro la violenza sulle donne, credo che sia un grandissimo segno di civiltà.